Pescara Milan, pronti a giocare anche questa partita. Eccolo qui, Gareth Bale. Guardate che occhietti azzurrini che c'ha, poverino. Mamma mia. Bell'uomo Gareth Bale, però, cioè, niente da dire. Abbiamo il pallone d'oro, abbiamo Gareth Bale, abbiamo Aubameyang. Minchia che squadra, ragazzi. Cioè, stavi... fantacalcio, cioè, io lo dico sempre, per carità, lo ammetto. Però, cioè, tanta roba, assolutamente. Veramente galattica. Galattico questo Milan. Aubameyang, prima o poi l'ho toccato anche per Aubameyang. Attenzione, Sharawi. Può fare il cross dentro, vediamo un po'. Ma dopo non è che rimane lì. Attenzione, allargato dall'altra parte. C'è Gareth Bale. Fatemi sapere, ragazzi, i numeri di maglia, di cambiare nei prossimi episodi, perché abbiamo preso anche altra gente. Mi raccomando, attenzione al tiro. Donnarumma vola. Donnarumma c'è. Company, madò, se esce bene Company. Company è stato un bel acquisto, è proprio contento. Attenzione qui Florenzi, prova a chiudere Donnarumma, grande, grande, grande. Occhio il pallone nello spazio qui, ma l'ho recuperato e poi riperso. Non riesco a lanciare Aubameyang. Attenzione il tiro, mamma mia che bomba che ha tirato, palla fuori ma... Deja Egere, che cazzo di mina che aveva tirato. Attenzione il pallone recuperato, sì, ok. Aubameyang, e Sharawi, sale lui. Vai Sharawi cazzo, vai Sharawi cazzo. Attenzione, possibile cross dentro, Madò stava diventando un tiro all'incrocio quasi. Il gol sul cross, mamma mia. Emrekan recupera questo pallone. Attenzione Belotti, Madò dall'altra parte per Aubameyang. Madonna Aubameyang, attenzione che velocità. Che velocità di Aubameyang e poi fuori così. Primo gol al debutto, vorrei sottolineare. Ve lo ricordate Aubameyang con la maglia del Milan? Eccolo qui di nuovo. La cresta di Aubameyang contro la cresta di Esharawi. Aubameyang intanto che ha il numero 10, così. Qui bello il cambio di gioco di Belotti, poi col mancino Aubameyang dentro l'area. Beh, il portiere di Pescara non è chissà cosa. Ragazzi, mi raccomando, i numeri di maglia Aubameyang, Cristiano Ronaldo, Diego Costa, poi chi è arrivato Bale, quindi tutti i giocatori nuovi, tutti i vecchi, insomma. Mi raccomando, i numeri di maglia che li cambiamo assolutamente nel prossimo episodio. Ma per ora 1-0, è bene così. Belotti ha visto dall'altra parte Esharawi, vediamo un po'. Vediamo un po' Esharawi, tiro giro, ma dopo palla fuori. Cazzo, l'ho visto l'incrocio anche lì. Bale prova ad andarsene in velocità. Bale la skill, attenzione, riesce a rientrare. Ma dopo Bale. Mamma mia Bale, ragazzi, il mancino di Bale. Puttana, palla fuori, ho visto gol anche questo. Cosa ha fatto? Finisce il primo tempo, ma Gareth Bale ci ha provato e vuole mettere la firma anche lui su questa partita. Marez, Aubameyang, Belotti. Aspetta Bale. Eccolo lì. L'ha chiamato. Madò se è veloce Bale, ragazzi. Sì, ciao, ma chi lo prende? Porca miseria. Mi scivolata, calcio d'angolo, però ci stava, cioè che cavolo. Assolutamente. Marez la butta dentro, Aubameyang, il palo. Eccolo il pallone, Aubameyang. Palla fuori. L'ha stretta troppo, diciamo, cazzo. Prima ci ha provato, palo. E poi qui poteva tirare di nuovo, però l'ha chiusa troppo, diciamo, quindi palla fuori. Rabbiare Meriga, ragazzi, tanta roba. Attenzione qui, impossibile. Madonna mia, Company. Mamma mia, Company, ragazzi. No, Company è fenomenale. Aubameyang, fammi il cazzo di movimento, grazie. Marez. Aspetta l'inserimento qui di Pierre Emerick. È lì il pallone, ok? Aubameyang, stoppa il pallone. Non sa che cazzo fare neanche lui. Madò, era riuscito a girarsi bene. Il pallone ancora lì, attenzione, vediamo se ci arriviamo noi. Esharawi di testa, ok? Belotti. Belotti, tiro a giro di Belotti, palla fuori. Intanto ha preso il palo esterno, cioè il palo quello lì che sta dietro la porta. Ecco, da qua riusciamo a vederla meglio, vediamo un po'. Ma che sfiga, guardate lì, cioè dai, ma porca miseria. La situazione inizia a essere preoccupante, quindi vorrei chiudere al più presto sta partita. Occhio a cross dentro, quello stacca da solo, Company c'è, ok? E poi la lancia su a cercare Belotti che non trova. È il 90esimo, cerchiamo di portarci a casa la vittoria così. Molto sobriamente, Belotti chiede il pallone a Pierre-Emerick, però il passaggio non è dei migliori. Anche se bravo Belotti, cioè bravo Aubameyang che ha pressato, finisce qui la partita 1-0. Risultato un po' così, però visto molto bene Aubameyang, 8 tiri, 2 porte. Diciamo che non siamo stati proprio precisissimi, a questo, come dicono poi i dati, lo possiamo assolutamente confermare. Comunque Bale, tanta roba, straveloce, strafisico. Quindi veramente grande acquisto, Aubameyang, ottimo acquisto, assolutamente, ma proprio assolutamente. Qui aggiungiamo un uomo chiaramente perché abbiamo venduto
Niang, quindi abbiamo un altro giocatore da allenare, potremmo allenare Belotti in modo che cresca ancora di più. Americano stiamo già allenando, c'è Rugani che però è infortunato quindi lo possiamo allenare, sicuramente Romagnoli potremmo anche investire tanto su di lui, non stavolta però, vabbè dai, meglio che niente diciamo. Avanziamo, vediamo un po' che cosa ci tocca. Qui ci sono le qualificazioni, mi sa, degli al campionato europeo, esatto, che non dovrebbe essere sta stagione, quindi fatemi sapere voi ragazzi, nel senso che adesso vi spiego l'ingaggio di Rodrigo Eli. Intanto sistemiamo l'ingaggio di Rodrigo Eli, poi vi dico una cosa molto importante. Eccolo qui Rodrigo Eli, vorrebbe 30.000 che possiamo tranquillamente offrire. Sarà un giocatore per il turnover. Ed eccoci qua ragazzi, avete visto poco fa la partita contro il Pescara, non ci stava nell'ultimo episodio, perciò avevo deciso di traslarla in questo episodio qui. Prima cosa che facciamo ragazzi, prima di dire due cose molto importanti, sono cambiare i numeri di maglia, perché comunque passiamo qui, ok, la nostra rosa, perché comunque dicevo, è un po' che dobbiamo cambiare i numeri di maglia, quindi è giusto che prima o poi dobbiamo farlo. Allora, mi avete detto tutti di, allora intanto Donnarumma gli lascerei la 99, nonostante sia il numero 1 del Milan, lascerei comunque la 99 perché è la sua maglia. Florenzi bisogna togliergli la 3 perché la 3 l'abbiamo sempre tolta diciamo, e gli darei la 24 che è la maglia che, con la quale sta giocando a Roma, ecco. Poi per Belotti ci pensiamo. Company bisogna togliere anche la numero 6 e gli darei la numero 4 che è la stessa maglia che ha al Manchester City. Romagnoli lascerei questa 13 qui, Willems la 25 chi se ne frega, Emre Can non può avere la 7 perché la 7 la dobbiamo dare a Cristiano Ronaldo. A Belotti a questo punto darei la numero 9 visto che comunque è la nostra prima punta, anche se ce l'ha già Diego Costa la sposterei proprio a Belotti perché a Belotti secondo me tanta roba si merita la numero 9. Ok, poi a Sanchez diamo la numero 17 se lo trovo, 17 a Sanchez, ok. Emre Can è un centrocampista, gli darei anche tipo la 8, tanto in centrale, a Saponara proprio la 20, ok. A Marez darei la numero 10, questa 10 va data a qualcuno, la darei proprio a Marez perché a me piace veramente tantissimo Marez. E poi cosa ci rimane? Diego Costa, gli diamo la 19, e a Calhanoglu la numero 16 che è il mio numero preferito, il numero 16, quindi è già il mio compleanno anche, quindi... Calhanoglu anche lui si merita una maglia diciamo degna. Fatemi vedere un attimo se abbiamo finito. Emre Can, Marez, Sanchez, Calhanoglu, Diego Costa, Cristiano Ronaldo e poi tutti gli altri, diciamo un po' quel che viene, ecco, perché tanto Aubameyang quindi ha la numero 11 perché la 9 è già occupata. Leno ha la numero 1, ma guarda, a Leno diamo la 12 ragazzi, così secondo portiere e sti cazzi. Gareth Bale a Real Madrid ha la numero 11 lui, andiamo alla 11 a lui, e a Pierre-Emerick la 17, lui in teoria la 17 al Borussia Dortmund, la 17 noi l'abbiamo data a Sanchez, vediamo se c'è un numero bellino per Sanchez, fa 9 no, la 8, no è di Emre Can, ma no esco sempre, poi ha proprio la 7 all'Arsenal però, ad Emre Can non togliamo la maglia, però c'è la Cristiano Ronaldo la 7, CR7, che cavolo, Sanchez 17, dai facciamo così. Anche se Aubameyang alla 17 ce l'ha dove gioca, mettiamola 11 e che ce l'ha Bale, porca puttana, veramente un casino. Vabbè, Aubameyang si tiene la 21, fa lo stesso perché sennò qui diventiamo matti e non ha senso per solamente i numeri di maglia. Comunque ragazzi, quello che volevo dire prima, allora, questa è l'ultima stagione che andrò a giocare con questo Milan, l'ho sempre detto e ve lo ripeto anche adesso, quindi... Quello che avevo chiesto dopo la partita con il Pescara nello scorso episodio, ma che ho messo in questo episodio, quindi alla fine non sono riuscito a chiedervi questa cosa, era se dovevo giocare o simulare le partite con l'Italia. Visto che qui comunque sarà l'Europeo che andremo a giocare, quindi ci stiamo qualificando per l'Europeo, non so se è finita questa stagione con il Milan, vorreste vedere l'Europeo del 2020, quindi simulare tutto il 2019 con il Milan e giocare solo le partite con la Nazionale, oppure se quando finisce questa carriera con il Milan finisce tutto e poi magari nell'altra carriera che stiamo facendo cercare di rifare il mondiale, insomma riprenderci l'Italia. Quindi io direi a sto punto di simulare queste partite qui
E poi col tempo, magari se passiamo un turno, vediamo la fine della stagione come va, se volete effettivamente continuare. 3-1, doppietta di Sharawi e gol di Gabbiadini che abbiamo convocato nell'ultima lista, diciamo, delle convocazioni. Simuliamo anche quest'altra partita contro la Slovenia, qualificazioni Coppa Europea come state vedendo. E anche questa partita 2-0, doppietta sempre di El Shaarawy. Mamma mia, El Shaarawy nazionale che fa il panico. E finalmente torniamo a giocare, ragazzi, con il nostro Milan. Romagnoli intanto sale di valutazione all'85. Mamma mia, che difesa, ragazzi. Romagnoli Company. Coppiazza pazzescamente incredibile. Allora, andiamo avanti. Abbiamo detto Fiorentina, campionato. Rodrigo Eli ha accettato intanto il rinnovo del contratto, quindi l'offerta che appunto gli avevamo proposto. Giocatore infortunato, chi è? Penso in nazionale. Vediamo un po'. Lutz Gustavo, 7 giorni, il 7 settembre. Vediamo che giorno è oggi. È il 15, quindi sarà già tornato. Fiorentina, allora, attenzione, prima di andare a giocare andiamo a vedere la classifica perché ci siamo detti, giochiamo contro le prime 10, simuliamo contro le squadre dall'undicesima alla ventesima posizione. Quindi la Fiorentina è in sesta posizione, quindi andiamo a giocare contro la Fiorentina, assolutamente sì, abbiamo chiamato il numero di maglia, quindi siamo a posto. Fiorentina che la farei giocare in bianco, giusto per capire meglio un po' chi sono i giocatori in campo. Allora, fatemi prima vedere se la prossima partita la dobbiamo giocare in Champions League o no, perché nel caso bisogna fare assolutamente del turnover. E difatti giochiamo in Champions League, perché comunque la prima partita l'abbiamo persa contro Monaco, non ci possiamo più permettere passi falsi in Champions League, vogliamo passare, vogliamo vincere, vogliamo sfondare i culi a tutti quanti e quindi vogliamo avere la formazione pronta. Quindi, piccolo turnover. Ecco qui la formazione tra tutti quanti, probabilmente stonano Ronaldo, Mahrez ed El Shaarawy, ma in quelle posizioni lì abbiamo a destra Bale, a sinistra c'è Sanchez, là davanti vorrei far giocare Aubameyang e Diego Costa, e Ronaldo comunque è calato molto, infatti a gennaio non lo so, vediamo col tempo, è calato abbastanza, è veramente lentissimo. Comunque ragazzi, Milan Fiorentina, perdiamo poco tempo, andiamo a giocare questa partita. Eccoci qua signori, siamo a San Siro, giochiamo davanti ai nostri tifosi, debutta Leno, ragazzi, faccio giocare anche Leno perché comunque Donnarumma lo teniamo per la partita di Champions League. Direi che eccolo qui Leno, maniche corte, tranquillo, tanto è un freddo cane qui, porca miseria. No, non è vero, dai, lì siamo a settembre, comunque ci siamo pronti ragazzi. Mahrez con la 10, pazzescamente incredibile, subito la skill, arbitro fallo, dai, era passato in mezzo a due, cavolo. Belotti si ferma. Gli serve Mahrez, attenzione Mahrez. È partito Mahrez. E chi lo piglia più? E chi lo piglia più? Attenzione, prova ad accentrarsi Mahrez. Mahrez entra dentro l'area. Attenzione Belotti col destro. Che brutto tiro, mamma mia. È il peso della 9 sulla schiena di Belotti, per quello deve un attimo riprendersi. Attenzione, palla è girato qui dall'altra parte. Potrebbero fare il cross dentro, mamma mia, sempre Mahrez. Stava per fare fallo, anzi l'ha fatto. Solo che era vantaggio. Ripartiamo adesso, allora Belotti. Ok, Saponara. Dall'altra parte è salito Mahrez, che ha visto Belotti, perfetto. Bellissimo Belotti, mamma mia col fisico. Dai, 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 calcini. Arbitro! Calcio di rigore! Sempre lui Belotti che si va a prendere questi calci di rigore. Ammonizione per Bagadur. Riccardo Bagadur, futuro fenomeno, non lo so, boh, siamo nel 2018, vedete un po' voi. Qui, ingenuissimo. Grande ingenuità qui, partono quattro Madonne. Comunque attenzione, mamma mia, CR7 ragazzi. Il calcio di rigore, Cristiano Ronaldo, attenzione alla battuta, gol! Mamma mia! Mamma mia, Cristiano Ronaldo! Con la sua esultanza tipica, guardate lì. Mamma mia, bam, sopra la traversa. Cioè, voglio dire, neanche a dirlo, voleva angolarla, poi ha detto, ma no, dai, cacciamo la bomba centrale sotto la traversa che non la prende nessuno. Poi la super esultanza di Cristiano Ronaldo, ragazzi. Ma che figa è questa esultanza, ragazzi, ma che figa è! Mamma mia, Milan 1, Fiorentina 0. Quello lo fermi. Matossi ci ha saltato bene. Occhio nello spazio lì. Leno c'è. Madonna, recuperato anche il pallone. Ok, buono. Mauri. José Mauri. Attenzione, incredibile. Ha provato a metterlo dall'altra parte da Belotti. Però non gli arriva il pallone. Però gli riarriva il pallone. Belotti, come ha saltato l'uomo? Attenzione, non c'è la troppo centrale. Potrebbe fare i cross e Shaarawy. Lo fa. Calma, ce l'ha sempre lui il pallone. Infatti dice. Sti cazzi, calmi tutti. De Scilla. Mauri. Altra parte chi sale? Attenzione, Calabria. Però nello spazio qui c'è Mahrez col destro! Madonna, l'avevo visto dentro la porta. Veramente, ragazzi, avevo visto il gol.
ci disperiamo qui insieme a Marf, guardate lì. Porca miseria, chiuso troppo, madonna, ha lisciato l'incrocio ragazzi, questo è un gol papama di incrocio. Peccato. Sicuramente ultima azione, lancio su qui, Calabria recupera Marez, vediamo un po' Marez, Belotti. Dai dai dai, è finita, calma, resistiamo questi ultimi secondi proprio. Oh, mamma mia che sofferenza, 1-0 ragazzi, gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. 7 tiri in porta per il nostro Milan, che brutte statistiche. Diciamo che comunque in attacco c'è quel Ronaldo che io pensavo facesse differenza, ma non è lento. Non sa più skillare, non capisco perché, faccio le skill e non le fa. Cioè le classiche che faccio anche sempre con Marez che vedete spesso, però niente, non le fa. E quindi boh, non capisco, se continua così a gennaio c'è la possibilità che lo dia via per scambiarlo per qualcun altro, tipo... Non lo so veramente. Boh, anche solo provare Messi, che non l'ho mai provato. Se no Toni Kroos, cioè, però così no, veramente. Non mi è proprio piaciuto. Vediamo se cambia qualcosa. Ottimo lavoro! Abbiamo raggiunto i 200 milioni dalla vendita delle magliette. Grazie a cazzo, abbiamo preso Ronaldo, abbiamo preso Bale, abbiamo preso Sanchez, abbiamo preso Aubameyang, porca miseria. Comunque ragazzi, partita di Champions League. Prima partita di Champions League, cavolo. Stavo pensando alla partita con la Juventus, perché a volte mi confondo, contro Monaco che avevano giocato di là. Comunque, Fenerbahce, ok, incredibile. La formazione, allora, abbiamo detto che là davanti giocheranno Aubameyang, Pierre-Emerick, Aubameyang, insieme a Diego Costa, Calhanoglu, di qua ci mettiamo Gareth Bale. Poi abbiamo a sinistra Sanchez, Andre Can, Compagni Romagnoli. Guardate qui che squadra, ragazzi. Questa è la rosa da Champions. Assolutamente sì. Kuzka lo togliamo, mettiamo dentro tipo un Marez. Giustamente se deve entrare a fare il panico, anche Ronaldo lo tolgo perché non mi sta piacendo. Ci siamo ragazzi, tutto pronto. Milan, Fenerbahce. La Champions League, signori. Quella che ci era mancata l'anno scorso. Eravamo usciti, cioè nella stagione scorsa, eravamo usciti in semifinale contro lo Schalke, col Bayer Leverkusen, secondo me contro lo Schalke. E oggi siamo qui per ripartire da zero, per cercare di ricreare il percorso che abbiamo fatto l'altra volta, con una sola differenza, ovvero arrivare in finale e vincerla sta finale di Champions League. Per ora ci siamo portati a casa il primo trofeo della stagione, ovvero la Supercoppa Italiana. Dobbiamo cercare di portarci a casa tutti i trofei. Il girone, secondo me, non è troppo difficile. Villarreal, Fenerbahce, Spartak Mosca. Ma siamo nel 2018, ragazzi, quindi potrebbero essere cambiate tante cose. Quindi, eccolo qui, signori. Eccolo qui, Emre Can, dovrebbe essere quello lì. È tutto pronto, ci siamo. Vogliamo vincere tutto quanto. Dai cavolo, guardate di Pierre-Emerick Aubameyang, che cavolo di velocità che ha. Aubameyang recupera subito questo pallone e si invola ragazzi, madonna Aubameyang. Che velocità, dopo pochissimi minuti la butta dentro. Attenzione il pallone lì, attenzione Diego Costa, arriva sui piedi di Florenzi. Col mancino Florenzi il pallone è stato deviato, madonna mia. Potrebbe fare il cross dentro, Diego Costa lo fa, Pierre-Emerick traversa fuori. Mamma mia, si dispera anche lui. Traversa fuori. Guardate lì lo stacco. Ma no, potremmo andare subito in vantaggio, invece ancora no. Emre Can, Calhanoglu, attenzione, Diego Costa, allora, sale Emre Can. C'è nello spazio dall'altra parte Pierre-Emerick. Attenzione, potrebbe andare a fare un cross lui stavolta. E lì il pallone, ok, ancora il pallone, facci. Questo qui è rovesciata così. Sanchez, attenzione, col mancino. Andava in porta però, andava in porta. Speravo il tiro a giro di destra sul secondo palo. Vabbè, recuperato il pallone da Company. Che cavolo di fisico che ha Company, ragazzi. Pierre-Emerick, attenzione, nello spazio. Aveva chiesto il pallone Calhanoglu. Attenzione, il pallone di Calhanoglu. Potrebbe metterla dentro per Sanchez. Attenzione, Sanchez. L'ha controllata bene, però... Fuori gioco? Porca miseria. Sanchez. Avanza Sanchez. Per Aubameyang, attenzione. Bella sta palla. Aubameyang dentro l'area. No, perché? Ho caricato troppo. Pierre-Emerick però, madonna, aveva una velocità, un'agilità assurda. Lì cavolo, non si è coordinato neanche troppo bene. Però dai che ci stiamo andando vicini, ok? Fammi partire il mancino a giro, madonna la parata del portiere. Era già sul suo palo per quello, anche col mancino Hakan. Sanchez, può fare il cross dentro, lo fa, vediamo Pierre-Emerick, no? Oh, fischia l'arbitro, fine primo tempo ragazzi, bel primo tempo però. C'è il pallone lì. Ok,
Oh, veramente, però siamo di una sfigati, ragazzi. Una sfigataggine. Occhio in quello spazio, se gliela dà, occhio che può tirare. San Gigio, Donnarumma, è il 70esimo. Dobbiamo segnare, cazzo. Bale, intanto è partito. Dai che riusciamo a seguire Gareth. Dai, company. Vai, vado Donnarumma. Ok, pallone per Gareth Bale. Attenzione, Bale, allora. Bale si ferma. Cerca lo scambio. Belli sti scambi. Aubameyang riesce a servire Gareth. Ok, madonna Gareth Bale, signori, mamma mia che avanzata, che galoppata, puttana la chiusura all'ultimo secondo, lì la mettevo in mezzo, va bene, Hakan la butta dentro, c'è il portiere, è lì il pallone, chi è, Diego Costa, calma, arbitro, calcio di punizione ragazzi, questa può essere la posizione per Hakan, no per Sanchez, scusate, la posizione per Sanchez, vediamo la punizione, sopra la traversa. Occhio l'apertura di là. Madonna, mi sto cagando addosso. Calcio d'angolo. È l'ottantesimo. C'è più la palla spacca. Quello è il problema. Sanchez è partito. Diego Costa lo pressa. Siamo dentro l'area. Stai calmo, Diego Costa. Che mangiatelo adesso. Mangiatelo. Il cross dall'altra parte. Company, palla fuori. Vediamo un po'. Rimessa dal fondo. Una delle ultime azioni. E hanno il pallone loro. Non va bene. Mamma mia, che fisico. Ok, Diego Costa. All'indietro. Dimmi che è buono, non è fuori gioco, l'ultima azione. Non è vero. Potremmo fare il cross dentro. Aubameyang, Diego Costa. No. Non fischiare, arbitro, non fischiare, fammela battere. Finisce qui la partita. Cioè, eravamo andati da soli con Diego Costa. Ho detto calcio di potenza. Se tirava a giro la parava, perché comunque non è mancino e dovevo metterla sull'altro palo. Ma puttana miseria, 11 tiri, 4 in porta. Un punto ce lo siamo portati a casa. Un punto è meglio di zero, è meglio di perdere, è meglio una sconfitta ovviamente. Però sicuramente potevamo far di più, assolutamente sì. Devo capire la coppia d'attacco magari migliore da schierare, da far giocare. Oddio, Costa non mi dispiaceva, secondo me però con Belotti di lì facevo gol. Però non si può sapere. Allora, vediamo un po'. Conferenza stampa, vabbè. Niente ragazzi, intanto avevo messo l'altra partita, quindi direi che oggi possiamo finire qui, se no l'episodio diventa troppo lungo. Nel prossimo episodio inizieremo dalla Sampdoria, che è quarta, Juventus sesta, vediamo, noi siamo in classifica. No, Juventus quinta, noi siamo sesti in classifica. Vabbè, la classifica è chiaramente corta perché abbiamo giocato appena 3 giornate. Come sempre ragazzi, vi ricordo un like, un commento, se non iscrivetevi al canale, in descrizione Facebook, Instagram, shop delle magliette, sono arrivate anche le felpe in teoria, quindi se vi volevate la felpe e non la maglietta adesso la potete trovare, e il sito di credito e tutto quanto. Come sempre grazie del supporto, un mi piace per continuare questa carriera fino alla fine, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.